Il prossimo allenamento è dedicato solo e esclusivamente ai tuoi addominali. Allora andiamo subito a fare un piccolo riscaldamento lateralmente per i nostri obliqui, che sarà il nostro porto franco quando siamo stanchi con quegli altri addominali. Che vedrai, questo sarà un mini allenamento un po' impegnativo, ma molto, molto efficace. Destra e sinistra per riscaldare, destra e sinistra per riscaldare. Allungo le braccia in su ancora. 8, 7. 6 and 5, 4. Ricordi sempre che il respiro parte dal più profondo addome possibile. Allora, inspiro da su e quando espiro non permetto mai l'addome di fuoriuscire, sta sempre tesa all'indietro. Adesso scendiamo giù, andiamo un classico crunch, braccio indietro la testa, chiudo, scendo, ancora 8, scendo, 7, ancora 6. 5, 4, 3, 2, rimani qua. Adesso andiamo in diagonale, giù, 2, giù. Metti l'altro braccio, questo braccio va per terra per tenerti, ok? E su, giù, 2, obliquo qua, 3, senti come si chiude bene all'angolo, gomito, ginocchio, ancora, push, 2. Cambiamo lato and it is uno, scendo, due, tre, inspiri sempre and giù ancora, quattro, cinque, sei, sette, otto, ritorni su, ritorniamo sempre sul nostro obliquo per recuperare un po', ok? Adesso fiancheggi ancora, anche, fianchi vanno fuori, four. Come se stessi provando di raccogliere qualcosa per terra. 2, 3, 4. Questo ci dà tempo per recuperare la forza per continuare, perché il nostro prossimo esercizio sarà il roll up, con le braccia che escono fuori, un movimento che io attingo da Pilates usando la nostra palla. Siamo pronti? Apriremo le braccia, scenderemo indietro e mi raccomando, uso tutta l'estensione per la palla per avere un maggiore effetto sui tuoi addominali. Scendo, scendo. Salgo, salgo, scendo, scendo, salgo in due, ancora giù, siamo a tre, giù, arriviamo a quattro, ancora giù, cinque, giù, sei, apri le braccia, giù, sette, ancora uno, giù, e respiri su, tienilo là, adesso scivoli indietro, l'equilibrio, mani indietro, ok? Adesso, anche se non lo senti tantissimo su il retto addominale, questo sia lavoro i nostri addominali trasversali per mantenere l'equilibrio. Cambiamo la gamba, ok? 2, 3, 4, 5, 6. Adesso giri di qua, 1, 2, 3, poggi qua, 1. E mantieni l'equilibrio con la gamba tesa. Adesso 1, 2, 3, giù, 1, sempre aggiungendo un po' di difficoltà. Ancora 1, 2, 3, giù and 1, 2, 3, relax. Adesso scendiamo dall'altra parte. Andiamo a fare un esercizio un po' più, vogliamo dire, difficile. Ok, scendiamo. Adesso spingiamo contro la palla, stiriamo su i fianchi, chiudo, guardi l'ombelico, ok? Guardi proprio qua. Espiri, inspiri, espiro, espiro, inspiro, tira, ancora, it's 8, giù, 7, giù, 6, and 5, continui, 4, 3, 2 and 1, relax in giù, relax in giù. Prendi la palla, falla passare indietro la testa. Adesso andiamo a fare un esercizio che si chiama roll up con la palla. La palla sale, stacco una vertebra alla volta dalla terra. Quando scendo è vertebra per vertebra che scendo giù piano piano, controllando tutto il movimento con l'addominale. Ok? E anche nostra schiena deve essere sempre neutrale, bacino neutrale,
Ok. È venuto anche una farfalla di fare un po' di addominali con noi. Noi continuiamo. Scendo in giù. Porta tutto fortuna, vero? Cose belle portano sempre fortuna. Scendo giù, giù, indietro la testa e in su. Adesso rimarremo giù, ok? E raccogliamo le ginocchia. Da qua, tocco la palla sopra le ginocchia, estendo. Tocco la palla sopra le ginocchia, estendo. Ancora, tocco la palla sopra le ginocchia, estendo. Allora, se tu guardi bene i miei fianchi, non si muovono. Ok, questo vuol dire bacino neutrale. Stendo. Ancora. Due. Stendo. Ultima. And stendo. Fantastico. Complimenti, perché questi sono movimenti avanzati ma molto efficaci per tutto il tuo addome. Adesso metti entrambe le gambe sopra. Braccia bene tese per terra. Lascia la testa per terra. Perché andiamo a stabilizzare il movimento con la nostra schiena e i nostri obliqui. Ok? Scendi, 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 però mantieni con l'addome e con la schiena, lentamente, non esagerare con questi movimenti, e tieni, senti che tiro sull'obliquo benissimo, lo tieni, uno, due, tre, usa anche le mani per stabilizzare tutto il movimento, ancora dolcemente, dall'altra parte, continui, ancora, and four, and three, dico dobbiamo fare ancora due, due, e l'ultimo, l'ultimo, ok, rimettiamoci in ginocchio di fronte alla nostra palla, andiamo a fare un modificato, si chiama plank modified, ok, modificato, cambiamo, le nostre mani vanno sopra la palla e scivolo in avanti e mi tengo sugli addominali, vedi che io sono staccata dalla palla, i miei gomiti sono sopra, si stanno stabilizzando e torno indietro, ok? Salgo in avanti, risucchio l'addome per tenere la posizione. Questo lavora anche sulla zona lombare. Però quando si parla di core strength, no? I nostri muscoli che stanno bene all'interno del bacino, è incluso anche la schiena, non è solo l'addome, è l'addome trasversale, obliquo interno, esterno, retto addominale, anche la nostra zona lombare, anche il nostro stabilizzatore della colonna vertebrale. Lavorano tutti insieme per farci una cintura di sicurezza intorno al nostro bacino, ok? Ci fa proprio una cintura intorno alla punta vita che ci protegge questa zona che è molto delicata perché ci sono organi interni, ci sono anche la nostra colonna vertebrale, però sono solo colonna vertebrale e organi interni, è così. Avendo gli addominali e tutti questi muscoli ben rassodati, abbiamo maggior protezione, non soltanto per questa zona, ma anche per, diciamo, nostra postura. Mettiamoci sopra la palla e camminiamo e andiamo a fare plank tuck. Tiro in avanti, risucchio la pancia, quando tiro indietro, tiro la pancia in su, ok? Tiro in avanti, trovi tu l'equilibrio, tiro indietro e tiro su, ancora tiro in avanti, addominali tesi, tiro indietro, l'addome su, ancora tiro in avanti, addominali tesi e tiro indietro. Adesso da qua facciamo piccoli pulsazioni su, 2, 3, 4, ancora 5, 6, 7, 8, relax, torni indietro, piano piano, vieni su e scendiamo di nuovo, destra e sinistra per obliquo, quasi come un modo per finire in bellezza, in dolcezza, è stato molto efficace per tutto il nostro addome, lo puoi anche, diciamo, farlo due volte se tu sei molto avanzato e vedrai che il tuo addome, diciamo, risponde subito, avrai anche maggior stabilità in tutto il tuo sport. Se ti piace anche fare calcetto o tennis o qualunque altra cosa, gli addominali sono sempre, sempre utili, ok? E con questo direi che abbiamo finito un bel allenamento di 10 minuti dedicato ai tuoi addominali. Ti aspetto per il prossimo allenamento. Ciao!